Avril Lavigne è la star più pericolosa per Google, ecco perché. Da vera e propria ribelle dei primi anni 2000, ha deciso involontariamente di continuare a essere una bad girl anche oggi. Che è successo a Avril Lavigne? Bad girl si è per sempre. Era il 2002 quando usciva Skater Boy e milioni di ragazze in tutto il mondo ci andavano giù pesante con le eyeliner sugli occhi e piastravano i capelli per somigliare alla star del momento, Avril Lavigne, bad girl per eccellenza, è stata una degli idoli più amati dai teenager di tutto il mondo, diventando una vera e propria icona punk e dettando anche la moda di quegli anni. Cattiva ragazza a 17 anni, cattiva ragazza anche oggi che ne ha 32 anche se questa volta involontariamente. Secondo una ricerca condotta dal media americano DaZ, cercare Avril Lavigne su Google potrebbe avere un effetto fatale per il computer, Mcafé, la società che si occupa di cibersicurezza ha infatti stilato una lista di celebrity il cui nome espone a grossi rischi per il PC. E in cima alla lista c'è lei, la bad girl Avril Lavigne. Con lei ci si espone a un rischio del 14,5 di contrarre un virus. Se poi si aggiunge anche FreeMP3 aumenta fino al 22. Insomma, le vecchie attitudini sono sempre le più dure a morire, e le bad girl non passano mai del tutto. La scomparsa di Avril Lavigne. Sono anni che ormai Avril Lavigne è scomparsa dalle scene pubbliche, fenomeno pop barra punk barra rock mondiale, dopo essere stata una delle cantanti più ascoltate degli anni 2000, dal 2014 la sua presenza sulla scena musicale è sempre più sporadica, fino a scomparire del tutto. Il motivo, emerso qualche tempo dopo, è da ricondurre alla malattia di Lyme, una patologia molto grave che, se non curata adeguatamente, può avere degli effetti devastanti sul corpo e sulla vita di chi ne soffre. Ad Avril Lavigne è stata diagnosticata con molto ritardo, causandole un'enorme sofferenza fisica e psicologica, soprattutto perché era convinta di non farcela. I medici guardavano i loro computer e mi dicevano cose tipo, sindrome da stanchezza cronica. Oppure, perché non provi ad alzarti, Avril, e non vai a suonare il pianoforte? Sei depressa? Avril Lavigne però non era depressa, era gravemente malata. È passato diverso tempo prima che i dottori capissero che aveva la malattia di Lyme e iniziassero a somministrarle le giuste cure, oggi sta bene, ma conduce comunque una vita molto più riservata rispetto a prima. Avril Lavigne è anche il soggetto preferito di alcune teorie dei complottisti, che sono convinti sia morta e rimpiazzata da una sosia. Un gruppo di fan brasiliani è certo che la vera Avril sia deceduta poco dopo l'uscita del suo primo album, Legoma che, essendo diventata un fenomeno milionario, i produttori discografici hanno deciso di ingaggiare un'attrice molto simile a lei che cantasse al suo posto. Sul web sono disponibili decine di immagini e video che cercano di confutare questa teoria che incredibile ma vero è supportata da un largo numero di persone. Che ne pensa Avril Lavigne? Una volta, durante un'intervista, le hanno chiesto se fosse morta davvero e lei ha reagito un po' male. E per i complottisti questa è un'altra prova.